Oggi ragazzi non ho ancora trovato, cioè ho cercato un po' ieri sera, ma qua è un po' tutto schermato. Quindi non sono riuscito a vedere di prenotare per stasera. Massimo mi fermerò in qualche campeggio, sperando di trovare posto. Sì, ma comunque un posto per una persona anche a Ferragosto lo si trova, ragazzi. Al massimo faccio campeggio libero selvaggio. Sì, ma che strade, ragazzi, che strade! Ma poi tenute benissimo, eh. Neanche una buca. Wow, che spettacolo! Porca bestia! Pista, è una pista! Che strada c'è! Madonna la massa! Valico di Paretaio, Paretaio, Valico di Paretaio. Bella, bella. Ok, qua siamo a Firenzuola. Volevo vedere un po' il centro, che non dovrebbe essere abbastanza bello. Ah, ecco questo che dicevano. Che bello. Molto bello. Passo Futa, eccolo. Via di Passo della Futa. Sono riuscito anche a prenotare per stasera in un altro albergo. Questo giro mi voglio trattare bene. Basta campeggi. Passo della Futa. Comunque davvero tipo dell'albergo, ma consigliato dalle zone davvero fantastiche. Passo della Futa. È il passo. Dov'è il passo? Ecco qua, passo della Futa. Passo della Futa. Fatto anche questo. Ragazzi, siamo a Firenze. Sto cercando di capire se riesco a entrare da qualche parte a vedere qualcosa. Spettacolo!
spettacolo. Ok, mi lascio le spalle quel di Firenze, vista dall'alto, guardate qua anche comunque ancora che belle zone, che bei monumenti, davvero molto storico comunque Firenze, una delle città più belle se non la più bella d'Italia. Ora quindi me la lascio le spalle e vado verso Volterra. Volterra, che è un tipico borgo medievale. Quindi niente, a dopo ragazzi, a dopo. Qua ragazzi, Colle di Valdelsa. Molto caratteristico come paese, uno dei borghi, diciamo, senesi, anche se non so se è provincia di Siena, dei borghi toscani più caratteristici. Guardate qua, mancano 25 km a Volterra da qua, più o meno, anche se prima penso che mi fermerò a mangiare qualcosina perché mi è venuto un certo languor. Guardate che bello di qua, si vede in lontananza anche San Gimignano, magari adesso si apre dagli alberi. Guardate di là San Gimignano in lontananza, non so se si è visto qualcosa. Ragazzi, niente, ho visto sulla mappa del D-Flight che anche qua è aria pericolosa, non si può volare, peccato. Pratica in Italia, zone belle, non puoi volare, è qualche spettacolo, porco cane, poteva fare delle belle riprese qua. Pratica in Italia ragazzi, è meglio che il drone ve lo lasciate a casa perché non potete volare da nessuna parte, o quasi. Comunque fra un po' raggiungiamo Volterra. Mi sono fermato a mangiare in un ristorante tipico toscano, molto buono. Mi sono davvero fatto una bella scorpacciata. E non c'è due senza tre, senza te, senza te. E non mi basta più e non ti basta più. Voglio ancora, ancora non mi basta più. Volterra, stiamo arrivando, Volterra. Non c'è due senza tre, senza te. Quella là, Volterra. Che spettacolo. Non mi basta più, lo voglio ancora, ancora non mi basta più. E non ci basta più, non mi basta più, lo voglio ancora. Ma dimmi dove, quando, stasera non arrivo in ritardo. Na, 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 na.
sera arriva in ritardo, Volterra. Volterra. Touring Con Club Italiano, bandiera arancione, ragazzi, bandiera arancione, non so cosa vuol dire, ma una bandiera arancione. Eccoci qua, ragazzi, arrivati a Volterra. Da un po' che non vloggo più in questa maniera. Guardate qua che spettacolo. Spettacolo! Adesso magari entrerò in paese e andrò magari a visitare qualcosa, qualcosina, dai. Ci sta una visita culturale ogni tanto, ragazzi. A dopo! Siamo sopra il teatro romano di Volterra, sempre spettacolo. Ok, sto per lasciare quel di Volterra, adesso voglio fare un giro, circumnavigare. Questo paese, per vedere un po' tutto quello che circonda il paese, vi ho fatto vedere qualcosa all'interno. Da visitare assolutamente con San Gimignano, che poi è vicino, magari vi lascio il video che avevo fatto qua a San Gimignano. Ah, qua c'è la fortezza. Ok, lascio definitivamente Volterra per recarmi verso, diciamo, il mio ricovero giornaliero. Ho prenotato infatti ancora un albergo per oggi, mi sono voluto trattare bene questa vacanza. Volterra sempre molto bella. Vi consiglio di visitarle davvero, queste zone che ho percorso in questa vacanza, la zona di Barberino di Mugello, Firenze, questa zona qua, Volterra, San Gimignano. Non è la prima volta che vengo in queste zone, ogni tanto mi piace ritornare. Questa qua è un'altra porta. Della città di Volterra. E quindi noi proseguiamo il nostro cammino che ci porterà verso l'albergo. Arriveremo verso le 4. Quasi arrivato all'albergo, una zona un po' non tanto bella, però vabbè, può andar bene visto che la giornata è stata molto fruttuosa. D'altronde bisogna anche accontentarsi ogni tanto.